ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di apertura di Gardaland, è il 25 ottobre, domani è il 26 ed entrerà in vigore l'ultimo DPCM e quindi i parchi divertimento chiuderanno, anche Gardaland dovrà seguire ovviamente questo nuovo DPCM e quindi sono venuta a vedere, a salutare Gardaland per la stagione 2020, la triste stagione 2020 e vediamo oggi com'è la situazione qui al parco. Oggi il parcheggio è abbastanza pieno in realtà, probabilmente ci sono molte persone che hanno deciso di venire magari appunto come me per l'ultimo giorno, anche perché ovviamente tutte le feste di Halloween sono annullate e quindi è proprio l'ultimo giorno per potersi godere questa stagione Halloween ridotta. Per adesso il parco è mediamente pieno, ma allo stesso tempo le persone sono abbastanza sparpagliate, quindi per ora tutto molto bene. Come al solito il punto più congestionato è sempre questo corridoio che va verso la valle. Gli spettacoli erano già stati sospesi precedentemente e infatti ecco qua il cartello che spiega. Mostro esattamente com'è la questione delle code, così potete poi giudicare voi. Assurdo, perché di solito questo piazzale è sempre vuoto, invece guardate che roba. Non ce l'aspettavamo. Io aspetto per voi. Gli ultimi minuti, ragazzi, dell'apertura di questa stagione 2020 di Gardaland e probabilmente non rivedremo il parco a Natale perché credo sia molto dura che sarà aperto viste le condizioni attuali, nonostante la pubblicità sia ancora ovviamente affissa in alcune parti del parco con la convenzione che è stata fatta con chi era già abbonato quest'anno. Quindi per chi come me ha l'abbonamento, quello da 50 euro il base, potrà accedere direttamente alla stagione prossima, sperando in tempi migliori, ragazzi, perché è dura, è molto dura.